Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del sistema paese, nell'ambito della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza dell'avvocato Alessandro Gaglione, consigliere del Comitato degli Italiani all'Estero, il Comites, di Londra, sulle tematiche connesse al riconoscimento dei titoli abilitanti l'esercizio della professione forense nel Regno Unito nel quadro del negoziato sulla Brexit. Avverto in via preliminare che, secondo il parere della Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Quindi richiamo l'attenzione dell'avvocato Gaglione su tale formalità di pubblicità che sarà disposta ove da parte sua non vi siano obiezioni. Va Ok, bene. prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo quindi l'attivazione dell'impianto. Quindi saluto e ringrazio per la sua disponibilità a prendere parte ai nostri lavori l'avvocato Gaglione, che è fondatore di SLIG Education, che organizza corsi accreditati di inglese giuridico e di diritto inglese per professionisti in Italia, a Londra e a Dublino, ed è attualmente socio dello studio legale SLIG Law, dove è specializzato in diritto commerciale, societario e immobiliare. L'avvocato Gaglione lavora inoltre a stretto contatto con la comunità anglo-italiana, assistendo regolarmente gli italiani residenti a Londra, anche attraverso la sua attività di consigliere del locale Comitato Italiani all'Estero, il cosiddetto Comites. Ricordo che attualmente, ai sensi della direttiva 2005/36, i professionisti possono liberamente esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche. Questa direttiva prevede, infatti, subordinatamente a condizioni formali, il riconoscimento delle qualifiche da parte dello Stato membro dell'UE ospitante che permette al beneficiario di accedere alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante. Con riferimento specifico alla professione di avvocato, invece, della direttiva 2005/36 si applica la direttiva 77/249, che mira a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati e si applica inoltre la direttiva 98/5, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui si è acquisita la qualifica. Ai sensi di tale direttive, gli avvocati hanno il diritto di esercitare, sia a titolo di prestazione di servizi, sia stabilmente, la loro attività in tutti gli Stati membri con il titolo professionale di origine. Per l'esercizio in maniera stabile delle attività di avvocato è inoltre necessario iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro in cui l'avvocato decide di esercitare. Dopo 3 anni di regolare esercizio nel paese ospitante, gli avvocati possono fare domanda per ottenere la qualifica professionale dello Stato in cui sono stabiliti. In base quindi agli articoli 27 fino a 29 dell'accordo di recesso sottoscritto dall'Unione Europea e dal Regno Unito il 29 gennaio scorso, fino al termine del periodo di transizione, che è il 31 dicembre 2020, il Regno Unito rimane uno Stato membro dell'Unione a tutti gli effetti. Di conseguenza, in tale periodo, i provvedimenti di riconoscimento delle qualifiche professionali continueranno a produrre effetti nei rispettivi paesi. Dal 1 gennaio 2021 non sarà invece più possibile abilitarsi come solicitor, avvalendosi dell'attuale normativa europea, e pertanto gli avvocati italiani che vorranno esercitare nel Regno Unito vedranno ridotte le possibilità di utilizzare questo percorso abilitativo. Segnalo inoltre che attualmente sono circa 350 gli avvocati italiani iscritti alla Law Society inglese, a cui vanno aggiunti molti altri non iscritti. Il tema del riconoscimento delle qualifiche professionali assume dunque grande rilevanza nell'ambito dei negoziati in corso tra la delegazione britannica e il team dell'Unione Europea, guidato da Michael Barnier, soprattutto alla luce degli ultimi round negoziali, dai quali emergono ancora significative divergenze tra le parti. In questo quadro, ancora denso di incognite, merita segnalare che nel documento The UK's Approach to Negotiations, presentato il 27 febbraio scorso, il governo del Regno Unito si dichiara pronto a raggiungere un accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Do ora la parola all'avvocato Gaglione affinché svolga il suo intervento.
Prego di contenere in circa 15 minuti. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. E come dicevamo prima, da una Londra calda e assolata. Devo dire che in tanti anni qui a Londra non mi ricordo mai di un periodo così lungo di sole ininterrotto, che purtroppo è capitato proprio nel momento in cui dobbiamo stare tutti a casa. Ringrazio innanzitutto la Commissione Esteri, ringrazio il Comitato per gli Italiani nel Mondo, nella persona del Presidente, l'onorevole Simone Billi, per questo invito che ho accettato con grandissimo entusiasmo. Diciamo che vorrei impostare la mia audizione con delle premesse che secondo me sono importanti. La prima, che ovviamente noi in questa audizione prenderemo nel mio discorso, prenderò in considerazione esclusivamente le norme di carattere professionale e deontologico. E ovviamente non toccheremo aspetti di diritto dell'immigrazione, che ovviamente pure giocheranno un ruolo molto importante, perché ovviamente siamo su due livelli, due piani completamente diversi. Il riconoscimento delle qualifiche è un conto, è un discorso. La possibilità di esercitare, di lavorare poi, ma questo non vale solo per gli avvocati, vale per tutti, nel Regno Unito, dopo appunto la Brexit, è un altro, ovviamente sotto il discorso del diritto dell'immigrazione. E quindi questo ovviamente è un altro settore che non toccheremo. Quindi io parlerò esclusivamente delle professioni, del riconoscimento delle qualifiche professionali. Ancora, altra premessa, a mio avviso molto importante, non farò considerazione, vuole essere questa la sede per fare considerazioni di carattere di opportunità o meno rispetto a svolgere l'attività professionale in questo particolare campo in Inghilterra o all'estero in generale. Quindi queste sono scelte che ognuno di noi fa o ha fatto per motivi di natura personale, quindi, o perché le ha fatto o perché ci si è trovato. Quindi parleremo da un punto di vista, parleremo da un punto di vista esclusivamente oggettivo delle norme e delle qualifiche. E poi, da un punto di vista tecnico, voglio specificare che analizzerò solo e esclusivamente la posizione dei soliciti. E qui vorrei fare una piccola parentesi. Questa audizione probabilmente è destinata anche a colleghi che sono in Italia e hanno piani in futuro di trasferirsi in Inghilterra o comunque di esercitare in Inghilterra, e quindi è giusto fare una piccola premessa su quali sono le professioni legali in Inghilterra, senza andare troppo nel dettaglio, un pochino quali sono in Inghilterra. Le professioni legali in Inghilterra si dividono, e poi spiegherò perché parlo di Inghilterra e Galles, per essere più preciso, non di Regno Unito. Si dividono in tre categorie sostanzialmente, che sono i solicitors, appunto, i barristers e i notaries o notary public. Senza andare troppo nel dettaglio, il barrister sostanzialmente è un professionista caratterizzato da un lato molte volte da una specializzazione specifica in determinate materie e quindi funge da consulente stesso dei solicitors, ma dall'altro, più importante, forse la motivazione per la quale è più noto, ha il cosiddetto right of audience, cioè il diritto di poter essere ascoltati dal tribunale, dalla corte, e quindi di poter discutere le cause in tribunale. Premetto che anche qui le cose stanno cambiando, anche alcuni solicitor possono fare un esame per ottenere questi right of audience, però adesso non è il momento di dilungarci. Quindi abbiamo i barristers, abbiamo poi i solicitors, e abbiamo anche la figura dei notai, dei notary public. Si sostiene anche, diciamo, molte volte in Italia c'è il sentore che non esista in Inghilterra la figura professionale del notaio, invece esiste, fanno cose, diciamo, diverse o comunque hanno alcune funzioni simili ai notai italiani, per esempio la funzione di certificazione di autentica della sottoscrizione, però sono una figura sostanzialmente diversa. Come numeri, stravincono i solicitors, parliamo di più o meno 150.000 practicing solicitors in Inghilterra, stante le ultime cifre di aprile, 16.000 barristers e solo 800 notai. Ovviamente io in maniera molto informale dico sempre che il solicitor fa quello che più o meno gli avvocati italiani fanno in studio il pomeriggio e i barristers fanno quello che gli avvocati italiani fanno la mattina, cioè vanno in tribunale a discutere le cause. Ovviamente non è una definizione tecnica, è solo per dare l'idea del tipo di lavoro che fanno i solicitor e barrister.
Ovviamente, essendo il numero molto più alto degli solicitors, parleremo di questa qualifica professionale, che poi è quella a cui fa riferimento anche tutta la normativa e la documentazione dell'SRA, ovvero della sezione regolatoria della Law Society. Quindi, e poi, terza, quarta premessa, brevemente parlerò di Inghilterra e Galles. Io parlerò sempre di Inghilterra e Galles, non parlerò di Regno Unito e non parlerò di Gran Bretagna, perché la Scozia, ad esempio, ha un sistema giuridico diverso. Gli stessi avvocati scozzesi, per venire, per esempio, ad esercitare qui in Inghilterra o viceversa, devono sostenere un esame che è più o meno, con qualche differenza, lo stesso che devono sostenere gli avvocati italiani per venire a là. Quindi, perché è un sistema abbastanza, diciamo, diverso, che ha molte più influenze di civil law rispetto al sistema legale inglese, che è un sistema ovviamente tipico di common law. E ovviamente il Regno Unito comprende anche l'Irlanda del Nord, ma è ovviamente il discorso vale lo stesso. Quindi Inghilterra e Galles è la giurisdizione alla quale facciamo riferimento. E devo dire a questo punto che la Law Society, che è l'organo, diciamo, di rappresentanza degli avvocati, dei solicitors, quindi cominciamo a utilizzare il termine solicitors in Inghilterra e Galles, insieme al Consiglio Nazionale Forense, che invece è l'organo di rappresentanza degli avvocati italiani, sta facendo veramente un ottimo lavoro di discussione e di negoziazione per permettere ai vari avvocati e solicitor, poi abbiamo anche tutta una parte di solicitor inglesi che lavorano in Italia e hanno più o meno le stesse problematiche che abbiamo qui noi in Inghilterra. Quindi questo dialogo è stato un dialogo veramente molto proficuo, stanno facendo veramente un ottimo lavoro e stanno apportando le loro esperienze, specialmente la nostra side dal punto di vista inglese, stanno portando le loro esperienze in sede di negoziazione di Brexit in generale. E quindi li ringrazio per questo. La realtà della comunità italiana degli avvocati qui in Inghilterra credo che sia unica al mondo, nel senso che, come voi sapete, già la realtà degli italiani qui in Inghilterra è particolare, forse unica, nel senso che credo che sia la giurisdizione estera dove ci sono più italiani, credo al mondo. Adesso si parla più o meno di 360-350 mila italiani registrati AIRE, poi c'è chi non è registrato e quant'altro. La stessa proporzione si applica ovviamente per gli avvocati. Noi qui abbiamo, da un'indagine informale, ovvero ho preso delle informazioni dalla Law Society, quindi ringrazio l'International Policy Advisor della Law Society che mi ha dato l'altro ieri uno dei numeri, due delle informazioni aggiornate sul negoziato. Ho preso dei numeri da loro e da una mia esperienza personale, ci sono più o meno così, iscritti almeno 350 avvocati italiani, ma ce ne sono secondo me altrettanti, innanzitutto in tutto il Regno Unito, per il discorso che facevo prima, e poi anche che non esercitano la professione, magari la professione legale, non sono iscritti o esercitano in-house, quindi presso come consulenti legali di multinazionali o di aziende. Quindi, secondo me, sono molti. Se noi pensiamo che questi numeri sono i numeri di un piccolo foro italiano, nel senso che ci sono fori italiani che hanno numeri anche più piccoli, ecco che queste problematiche, diciamo questi temi assumono rilevanza, perché proprio per il numero di colleghi italiani che operano qua in Inghilterra. Poi magari sede di un'altra audizione potremmo vedere bene cosa fanno e di cosa si occupano adesso magari. Incominciamo dalle buone notizie. Incominciamo dalle buone notizie. L'Inghilterra e Galles è e rimarrà una giurisdizione aperta. Una giurisdizione aperta agli avvocati stranieri in generale, come lo è sempre stato. Per esempio, alcuni numeri: alla data di ottobre 2019, a Londra in particolare, ci sono oltre 200 studi legali stranieri. A Londra esercitano avvocati che provengono da circa 100 giurisdizioni diverse. Quindi qui si può trovare assistenza legale su 100, quasi 100 diverse giurisdizioni. E questione di natura, diciamo, più economica, circa un quinto di tutte le parcelle legali europee viene generata qui a Londra. Quindi è un mercato assolutamente, anche se parlare di mercato legale è qualcosa che stride, a me non piace usare questo termine, ma la traduzione dall'inglese me lo impone. Quindi questo mercato legale è particolarmente rilevante. Questo non cambierà.
Questo non cambierà, cambieranno i modi, cambieranno i termini e li vedremo, adesso li analizzeremo. Però questo non cambierà perché l'interesse è quello di accogliere. Quindi l'Inghilterra, Galles, Londra in particolare, rimane aperta ai professionisti stranieri che vogliono esercitare. Quindi, quali sono le due, ovvero quali erano, così possiamo fare delle differenze, i due percorsi abilitativi che aveva di fronte un avvocato italiano che voleva esercitare. Qui vado un pochino più veloce perché mi sono magari dilungato. Allora, uno, ovviamente, parliamo di due sistemi giuridici diversi. Io dico sempre, non è l'avvocatura, la professione legale, non è una, purtroppo per chi poi deve sostenere questi esami, non ha natura tecnica. Quindi operiamo su un diritto, e il diritto è nazionale per definizione, quindi il diritto inglese e il diritto italiano. Se poi parliamo che sia l'Italia che l'Inghilterra sono un po' le culle dei due grossi sistemi, diciamo, giuridici, che sono quelli di civil law per l'Italia e common law per l'Inghilterra, è impossibile per un avvocato italiano venire qui ad operare come potrebbe fare, per esempio, non lo so, un dentista italiano che, salvo ovviamente le abilitazioni e le certificazioni, può fare tranquillamente la sua attività qua, può svolgere la sua attività qua in Italia. Quindi l'avvocato italiano aveva due strade: o sostenere un esame, quindi di abilitazione, studiare il diritto inglese, ricominciare da capo. Questo esame si chiamava e si chiamerà, e rimane un'opzione valida, poi ne parleremo, si chiama QLTS, che vuol dire Qualified Lawyers Transfer Scheme, e come dice il nome, è un esame che permette agli avvocati abilitati in altre giurisdizioni, ma non solo europee, altre giurisdizioni di una lunga lista di giurisdizioni riconosciute dal governo del Regno Unito, per appunto assumere la qualifica di sollecitore. Quindi si fa questo esame, non si avvantaggia di nessuna norma di natura europea, si sostiene l'esame, si supera e si diventa sollecitore. A quel punto si diventa esattamente come un sollecitore inglese. L'altra via, qui magari poi se c'è tempo alla fine parleremo anche della problematica che hanno per sostenere questo esame gli avvocati italiani che si sono cancellati dall'albo, perché poi c'è tutta una questione da fare su questo, magari se c'è tempo la potremo. L'altra via, che è quella che ci interessa, che è quella che andrà a scomparire, è quella che originariamente era prevista dalla direttiva 5 del 98, cioè quella proprio specifica, attivo europeo ovviamente, quella specifica sulla libertà di esercizio della professione per gli avvocati stranieri, scusa, europei. Quindi che cosa prevede? Che un avvocato, per esempio, italiano, fino al 31 gennaio scorso, adesso andiamo nei dettagli, poteva venire in Inghilterra, iscriversi come Registered European Lawyer, quindi REL, quindi avvocato, quello che in Italia poi è l'avvocato stabilito, quindi come avvocato o integrato, come Registered European Lawyer, e da quel momento aveva più o meno, diciamo, 95% dei diritti e delle possibilità di esercitare di un sollecitore, ma da subito, senza fare nessun esame, senza fare alcunché, proprio sulla base di questa normativa europea. Dopo 3 anni di pratica effettiva e continuativa, che deve essere provata alla Law Society, si può chiedere la automatica, si poteva chiedere, anzi si può, adesso spiegherò perché dico si può chiedere, l'automatica iscrizione nel role of solicitors, quindi diventare un solicitor. Quindi senza alcun tipo di esame, ma solo provando l'attività effettiva e continuativa per 3 anni. Ok? Quindi questa era più o meno la situazione. Ora, che cosa è successo? Con il European Union Withdrawal Agreement Act del 2020, sappiamo che il Regno Unito ha effettivamente lasciato l'Unione Europea il 31 gennaio 2020. Quindi, unilateralmente, per quanto riguarda la professione legale, anche peraltro, ma in particolare per quanto riguarda la professione legale, il governo ha autorizzato un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020. Ora, questo periodo di transizione, come tutto quello che riguarda le negoziazioni, può essere anche esteso, ma se non sbaglio, le ultime informazioni, questa estensione deve essere fatta entro, deve essere concordata entro il 1 luglio. Quindi a breve sapremo se questo 31 dicembre è effettivo o ci sarà più tempo. Calcoliamo il 31 dicembre. Questo 31 dicembre
2020 è un periodo di transizione, cui tutto, o meglio quasi tutto, rimane com'è, ovvero chi è dentro può continuare. Quindi mi riferisco a allora, chi è sollecito, ovviamente, che ha fatto l'esame, non ha problemi, ha acquisito la qualifica e lo rimarrà. Quindi resterà sollecito e potrà tranquillamente operare come sollecito. Sarà indifferente Brexit per lui o per lei. Per quanto riguarda invece i Registered European Lawyer, ci sono delle differenze, sono tantissimi gli italiani in questa condizione. Ci sono differenze. C'è chi finirà e completerà il periodo di 3 anni entro il 31 dicembre 2020. Allora, loro sono in una posizione di vantaggio perché hanno la possibilità di chiudere i 3 anni entro il 31 dicembre e quindi, se questa condizione è soddisfatta, possono chiedere l'iscrizione all'SRA, quindi alla Law Society, come solicitors, proprio sulla base della normativa europea, che benché il Regno Unito sia uscito, si continua ad applicare. Quindi chi conclude i 3 anni entro dicembre, può chiedere l'iscrizione come solicitor. Il problema nasce per chi non ha ancora questi 3 anni, nel senso che non riuscirà entro 3 anni a chiudere, scusami, entro il 31 dicembre a chiudere il periodo di 3 anni. E lì purtroppo non ci sarà praticamente moltissimo da fare, nel senso che chi vorrà durante questo periodo di transizione, salvo proroghe, potrà sostenere l'esame. Perché ovviamente ricordiamoci che l'esame, il QLTS, è sempre aperto, è sempre disponibile. Quindi chi sa che già che entro il 31 dicembre non riesce a chiudere i 3 anni, non potrà poi fare la domanda di iscrizione sulla base appunto dei 3 anni di pratica e dovrà per forza o fare l'esame, quindi QLTS, oppure ovviamente potrà rimanere in Inghilterra, non sarà solicitor, non sarà più Registered European Lawyer per definizione, perché ovviamente non ci sarà più proprio la norma che prevede questa figura, e dovrà un po' decidere sostanzialmente, si dovrà vedere caso per caso, vedere quello che poi in effetti si vorrà fare. Perché questo? Perché entra in ballo qui un'importante definizione data dal Legal Service Act del 2007 che definisce quelle che sono le attività legali riservate. Ora, in Inghilterra non tutte le attività legali devono essere per forza svolte da un solista, ma ci sono un elenco tassativo di 6 attività, che sono le attività riservate, che devono essere svolte da un solista. Tutto il resto sostanzialmente no. Quindi, quali sono? Vediamole brevemente, magari quelle più importanti. Abbiamo visto il right of audience, cioè il diritto di discutere le cause in tribunale, litigation, ovvero fare contenzioso. Per esempio l'attività immobiliare, di transazioni immobiliari, che ricordo qui è svolta dai solista. E attività relative a testamenti e a successioni. Quindi sono queste macro aree, oltre ovviamente all'attività notarile e attività di prestazione di giuramenti, ma queste sono magari le seconde. Quindi sono questi quattro blocchi che devono essere svolti da un solicitor. Quindi se un avvocato, vediamo quali possono essere le varie opzioni ai nostri colleghi qui che non riescono a chiudere i 3 anni entro dicembre. Ce ne sono per esempio molti che fanno consulenza solo sul diritto italiano. Allora, a questo punto, non essendo il diritto italiano una di queste attività riservate, l'avvocato può continuare a svolgere la sua attività senza doversi addirittura registrare all'SRA, perché è un'attività fuori dalle attività riservate, è una questione di diritto italiano, lui fa consulenza solo sul diritto italiano e quindi gli avvocati, i colleghi che fanno questo, possono continuare a svolgere la loro attività. Ci sono anche colleghi che svolgono attività, per esempio, in diritto societario o in diritto della contrattualistica internazionale. Anche inglese è fuori dalle attività riservate. Certo che se un collega ad oggi svolge litigation, contenzioso o testamenti, purtroppo siamo arrivati alla fine, diciamo al collo dell'imbuto, le sue opzioni sono veramente limitate. E se addirittura sei un sole practitioner, ovvero se svolge questa attività da solo, non potrà più continuare. Dovrà o entrare in partnership con un solicitor e quindi dovrà registrarsi presso la SRA come Registered Foreign Lawyer,
e quindi avrà la possibilità di continuare a svolgere la sua attività, ma sotto la supervisione di un solicitor, o altrimenti, questa è l'ipotesi dove viene proprio, dove si evince il venir meno di questa possibilità di stabilimento e non potrà più continuare la propria attività. Quindi, come vedete, molto dipende dal tipo di attività che bisogna svolgere. Ora, io credo sono passati sicuramente più dei miei 15 minuti, ma forse sono diventati anche di più. Quindi, se posso, altrimenti, se ci sono delle domande, se ci sono Avvocato, delle domande. io direi se vuole, se ha preparato una scaletta e vuole concludere, io direi concluda pure, perché si può anche sforare di una decina o ventina di minuti. Io direi che la cosa è molto interessante, quindi finisca pure le sue osservazioni e poi chiaramente vedremo se ci sono domande o commenti da fare. Grazie. Ok, allora io volevo soffermarmi un attimo sui requisiti per svolgere questo esame, che tra l'altro cambierà, qui è un'evoluzione continua, questo indipendentemente dal Brexit. Questo QLTS, questo esame che gli avvocati italiani devono svolgere, avvocati italiani o non, ecco, incominciamo a dire questo, italiani perché stiamo parlando ovviamente dell'Italia, ma sono tantissime le giurisdizioni, quindi parlo degli avvocati neozelandesi, gli avvocati indiani, gli avvocati americani, devono tenere. Oggi è un esame di conversione, come dice il nome, Qualified Lawyers Transfer Scheme. Dall'autunno del 2021, questo indipendentemente da Brexit, ci sarà un altro esame, questo verrà abolito, lo chiamano un super esame, tra l'altro, che si chiama SQE, che vuol dire Solicitors Qualifying Examination. Ed è un esame che coprirà tutti, quindi chiunque vorrà svolgere la professione di solicitor in Inghilterra, che sia un inglese residente qui, un italiano o un indiano, dovrà sostenere questo esame. I contorni, i dettagli di questo esame non sono ancora chiari, ovvero ci sono dei webinar che stiamo partecipando per capirne di più, però soggetto all'approvazione del Legal Service Board, verrà implementato nel 2000, autunno del 2020. Quindi, diciamo così, il consiglio che io do ai colleghi, soprattutto che scrivono, è quello di prendere la decisione al più presto possibile, perché ovviamente c'è qualcuno che ancora potrà beneficiare della normativa europea, ripeto, entro il 31 dicembre, o sperando ci sia un altro rinvio, magari di altri 6 mesi, lo sapremo entro il 1 luglio, o di sostenere il QLTS, che è in qualche modo una forma ridotta di esame, perché è un esame di conversione e dà diritto anche a delle esenzioni. Quindi, per esempio, un avvocato italiano che può dimostrare di aver studiato, non lo so, diritto inglese, una particolare area del diritto inglese, lo può dimostrare e può avere un'esenzione. Perché quando poi nel 2021 arriverà l'SQE, saremo veramente a quel punto parificati, dovremmo fare quello che forse non abbiamo mai fatto noi che lavoriamo qui, cioè ricominciare veramente tutto da capo. Quindi, e non parlo solo della fatica, magari a una certa età, perché poi queste cose sono scelte che vengono magari anche in un'età un pochino più avanzata, parlo anche della forma mentis, il diritto forma la mente. Un avvocato, un giurista si abitua a pensare in un certo modo. E non c'è niente di più diverso tra due sistemi che sono quello di common law e civil law. Quindi veramente, come diceva un professore che ho seguito tanti anni fa, si deve iniziare con un tabula rasa, cioè si fa completamente, si cancella tutto e si ricomincia da capo. Ecco, stavo dicendo, una nota importante è che la condizione per uno dei documenti che bisogna presentare per avere questo certificato è un certificato di iscrizione all'albo in Italia. Ovviamente perché è un esame per avvocati, quindi bisogna dimostrare che si è iscritti ad un albo. Ora entra in ballo un'altra problematica, che è quella degli avvocati cancellati dall'albo qui in Inghilterra. Perché per tanti motivi, uno, per fare un esempio, la nostra normativa professionale italiana, in particolare la legge del 2012-247, articolo 18, lettera D, prevede l'incompatibilità della professione di avvocato con qualsiasi altra
attività di lavoro subordinato, quindi l'avvocato non può essere dipendente. Qui in Inghilterra, non dico che è la norma, ma è sicuramente la normalità, si può tranquillamente, anzi la maggior parte degli avvocati sono dipendenti. E siccome sempre il codice deontologico dice che nell'esercizio dell'attività professionale all'estero l'avvocato deve rispettare sia le norme deontologiche interne, cioè quelle italiane, sia quelle del paese in cui viene svolta l'attività, molti avvocati diligentemente si sono cancellati dall'albo o si sono cancellati per tanti altri motivi. Quindi questi avvocati, che poi vogliono sostenere l'esame del QLTS, devono produrre un certificato di iscrizione all'albo. Quindi diventa una sorta di cane che si morde la coda, nel senso, se sono dipendenti, perché hanno un lavoro, però devono, che per lavorare devono avere il titolo di solicitor, ovviamente devono fare questo esame che richiede un certificato, che richiede l'iscrizione all'albo, che non possono avere proprio perché lavorano. Quindi questa è una problematica dove non c'è una soluzione chiara, vera e propria, la volevo solo esporre perché molti sono in questa situazione e i consigli dell'ordine, su base un po' ordine sparso, prendono delle decisioni. Quindi anche qui il consiglio è prima di, diciamo, preparando nei preparativi dei documenti per sostenere il QLTS, organizzarsi con il proprio consiglio dell'ordine perché avrete, sarà bisogno di avere un certificato. Oh, grazie avvocato. Prima di dare la parola ai colleghi, vi faccio fare un brevissimo riassunto. Quindi, un avvocato italiano che vuole fornire una consulenza in Inghilterra dopo la Brexit esclusivamente sul diritto italiano non è soggetto ad obblighi o formalità particolari, giusto? Allora, questo Come è detto prima. è corretto, come abbiamo detto prima, se la consulenza dell'avvocato italiano, che ovviamente è avvocato italiano iscritto ad un albo italiano, non è addirittura soggetta a nessun tipo di registrazione qui in Inghilterra, se viene svolta in forma autonoma, cioè il singolo professionista che viene da consulenza di diritto italiano ai X centinaia di migliaia di italiani che sono qua in Inghilterra o agli inglesi. Se però svolge la sua attività, ancorché di diritto italiano, in partnership con un solicitor inglese o in uno studio legale inglese, deve registrarsi presso l'SRE. Sì, Only chiaro. registered E foreign lawyer. quindi mi faccia capire bene, per assurdo potrebbe anche non avere l'abilitazione di avvocato italiano questo professionista per esercitare in Inghilterra? Allora, questo sì, con pinze, pinzone. Per quanto riguarda il Regno Unito, assolutamente no per quanto riguarda l'Italia, ovviamente, perché ricordiamoci che sarebbe una consulenza senza titolo, ovviamente, un esercizio abusivo della professione, spacciarsi per avvocato italiano non essendolo. Però, per quanto riguarda il diritto inglese, o comunque la procedura inglese, al di fuori di queste sei attività riservate che ho menzionato, si può svolgere. Quindi l'avvocato italiano, per farlo un pochino più, diciamo, legale, perché altrimenti sarebbe un reato. Diciamo, l'avvocato italiano può svolgere attività di consulenza sul diritto italiano e anche sul diritto inglese, non specificamente quelle sei materie. Per esempio il diritto societario, seppur inglese. Contrattualistica o per barzellette anche il diritto dell'Unione Europea, che è tra Oh. l'altro una delle materie del QLTS. E adesso la parola ai miei colleghi, ho visto che già l'onorevole Ungaro voleva intervenire. Prego, Ungaro. Attiva pure il microfono. Grazie Presidente, saluto e ringrazio l'Avvocato Gaglione che oltre ad essere un famoso professionista fa anche un operato molto importante di impegno civico con il Comites di Londra e anche presso la Chiesa Italiana di Londra tutti i mesi, quindi saluto e ringrazio per questa relazione. Io avevo 3 domande puntuali, due delle quali solo per essere sicuro che di aver capito bene, quindi mi scuso se le faccio ripetere cose che ha già detto, ma solo per essere che sono comunque tematiche dettagliate. Allora, se ho capito bene, dopo la Brexit a regime, l'unico modo per poter operare come solicitor nel Regno Unito sarà da avvocato di un paese che non sia Regno Unito, fare ovviamente passare il test, il qualifying test che lei citava. Se questo me lo può confermare. Seconda domanda, sarà l'unico modo, questa è la mia domanda. Seconda domanda. Per gli avvocati dell'Unione Europea che hanno completato il periodo di abilitazione di 3 anni entro il 31 dicembre del 2020, loro diventeranno,
Sollecito e sono a posto. Non ho capito bene, e le chiedo scusa, quegli avvocati che hanno, europei, magari italiani, che sono arrivati a Londra, che hanno cominciato questo periodo magari un anno e mezzo fa, un anno fa, e quindi c'è ancora 2 anni, se loro al completamento dei 3 anni diventeranno solicitors o meno. E la terza domanda sulla tematica che lei sollevava, ovvero la richiesta paradossale di requisito che gli avvocati italiani che vogliono fare qualifying test, e una delle clausole è appunto una delle clausole, uno dei criteri è appunto l'iscrizione all'albo in Italia, ma magari appunto sono professioniste che sono già in Inghilterra da un po' di anni o comunque per i motivi che lei ha detto non sono più registrati agli albi, se possiamo un attimo quantificarli, perché se ho capito bene noi stiamo parlando di solicitors attuali nel Regno Unito di nazionalità italiana sono sotto le 500 unità, giusto? Qual è invece il numero di queste persone in questa situazione? Magari appunto, anche se immagino che sia molto difficile da stimare, quindi immagino che forse neanche non lo conosciamo, ma più o meno l'ordine di misura, l'ordine di grandezza di questi professionisti che appunto vorrebbero diventare solicitors, ma magari non sono più avvocati in Italia, insomma, se possiamo dare un ordine di grandezza al problema. Grazie. Allora, grazie onorevole Ungaro per questa domanda, per queste domande, e mi scuso se non sono stato evidentemente sufficientemente chiaro, ma rispondo a uno a uno. Allora, per quanto riguarda quindi post-Brexit, sì, diciamo che per ottenere il titolo di solicitor, quindi non per esercitare diritto inglese, adesso spiego, per ottenere il titolo di solicitor, l'unica strada sarà il QLTS. Quindi, perché erano due, sostanzialmente venendo meno quella sulla base della normativa europea, per ottenere il titolo di solicitor sarà necessario fare il QLTS e poi da autunno del 2021, se sarà confermato, l'SQE, come tutti gli altri. Diverso è il discorso per esercitare diritto inglese. Come ho detto, se per, c'è anche un'altra ipotesi di iscriversi come Registered Foreign Lawyer. Quindi non più Registered European Lawyer, che non esisteranno più, ma Registered Foreign Lawyers, come possono fare oggi avvocati di altre giurisdizioni, India, di Sudafrica, di altre giurisdizioni, ed esercitare in collaborazione con un solicitor. A questo punto si otterrà che l'avvocato italiano sarà un Registered Foreign Lawyer, quindi non sarà mai un solicitor, perché non ci saranno mai 3 anni, cioè non ci sarà un tempo, si rimarrà Registered Foreign Lawyer a vita sostanzialmente. Si lavorerà con un solicitor inglese sotto una sorta di supervisione e si avranno dei diritti limitati di praticare il diritto inglese in alcune aree, in alcune materie, con alcune limitazioni, in collaborazione sempre con un solicitor inglese. Ma il titolo di solicitor si otterrà solo tramite il QLTS. Quindi non so se sono stato. Se sono, se sono stato. Poi, purtroppo questa è una brutta notizia, l'ho chiesta anch'io 3 volte. L'altro giorno durante la nostra call con lo Society. È proprio così, è difficile dare se chi non conclude i 3 anni entro il 31 dicembre 2020, salvo proroghe, che ovviamente in questo caso per i colleghi che sono in questa situazione auspico, non potrà chiedere, perché non avrà i 3 anni di esercizio continuativo ed effettivo alla fine di dicembre. Quindi, se dovessero i suoi 3 anni scadere il 10 gennaio, per 10 giorni avrà perso questo diritto e potrà purtroppo sostenere l'esame o iscriversi come Registered Foreign Lawyer. Quindi non esiste al momento, ecco, poi questa è un'altra cosa che voglio dire, mi ci preme moltissimo. Questa è una situazione in continua evoluzione. Quindi noi stiamo parlando di una situazione attuale. Io, proprio per evitare ritardi nelle comunicazioni, ho sentito l'altro ieri l'International Policy Advisor della Law Society, con il quale ho confermato la situazione attuale, ma ovviamente nei prossimi mesi può succedere non di tutto, perché ovviamente c'è una linea, ma diciamo le cose possono cambiare, ci possono essere degli aggiustamenti. Quindi sempre ovviamente tenere monitorato e magari potrà essere l'occasione per fare un aggiornamento nei prossimi mesi. E domanda da un milione di, non di dollari, ma di sterline, questo perché è difficile, guardi, è difficile perché posso, così se dovessi dare, nella mia esperienza della comunità italiana, quindi del Comites, conoscendo la comunità italiana, conoscendo i numeri,
facendo un po' un'analogia tra quanti sono gli italiani qui e in generale quanti sono gli iscritti a giurisprudenza, per esempio in Italia, direi che si può trovare in questa condizione forse pure anche più di 1000 persone. Cioè, quindi sono numeri importanti. E io ho un po' un termometro di questa situazione, perché riceviamo, io nell'ambito del Comites seguo un po', diciamo così, la comunità degli avvocati, quindi organizziamo anche eventi per gli avvocati, e quindi ricevo anche delle richieste. Devo dire che ne ricevo parecchie, quindi se devo dare proprio un numero, ma purtroppo nel vero senso della parola, direi un migliaio di persone, nel senso che sono tanti, non siamo un po'. Grazie avvocato. Altri interventi da parte dei colleghi? Se non vi sono altri interventi da parte dei colleghi, ma io ringrazio l'avvocato Gaglioni, ringrazio tutti i partecipanti e dichiaro svolta l'audizione. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Buon lavoro a tutti. Grazie mille, buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi.